avresti scommesso tu su. E oggi ho il grande onore e piacere di presentarvi Enzo Ghinazzo in arte pupo a Livigno in vacanza. Sì, in vacanza con grandissimo piacere, e devo dire che io non sono un amante in genere delle vacanze, perché sono purtroppo della vecchia guardia e quindi vittima, schiavo del lavoro, nel senso che mi piace tanto il mio lavoro che andare in vacanza quasi diventa una perdita di tempo, una condanna a volte. Invece, e quindi le persone, la mia compagna oppure mia moglie, io ho questa storia abbastanza allargata, tutte conosciute, e sono un po' arrabbiate, come, perché invece loro amerebbero andare più in vacanza. Però devo dire, sono molto contento di essere stato veicolato verso Livigno, perché non sono venuto a caso, sono venuto per delle segnalazioni che mi ha fatto i miei amici del Trio Medusa. Sono qui però. Sono qui, esattamente, sono qui perché sono qui anch'io, nel senso, cioè, andiamo a sciare insieme, che mi hanno pregato, già l'anno scorso mi chiesero di venire, che ti troverei bene, insieme al mio manager, che è anche il loro manager, che si chiama Umberto Maria Chiaramonte, quindi siamo qui tutti insieme in una vacanza che però ogni tanto c'è qualche fase anche creativa, nel senso, è una vacanza un po', non dico lavoro, però insomma possono nascere anche delle idee. Anche perché con loro non si può mai sapere. Sì, certamente, è chiaro, tutto, loro sono molto molto sopra le righe, visto, è imprevedibili. Imprevedibili, imprevedibili. Molto amici peraltro di Livigno. Ti hanno dirottato Livigno e ne sei felice? Che cosa hai visto fino ad ora? Beh, a dire la verità, qua quando arrivi qua vedi quello che noti, è la meraviglia di questa valle, di questo paese, di questo serpente lunghissimo, io non me lo ricordavo, perché qualcuno dice che io 20 anni fa sia stato a Livigno, me l'hanno detto più di uno, quindi è vero, ma io non me lo ricordo, che magari era un periodo anche difficile della mia vita in cui molte cose le ho cancellate. Quindi quando sono arrivato ho notato la grandissima, lo dico senza falsità, senza ipocrisia, la grandissima disponibilità della gente di Livigno, predisposta proprio all'accoglienza, la cura quasi maniacale del rapporto con l'ospite, con il turista, con un senso dell'accoglienza profondo, quasi rigoroso, bello, quindi ho notato questo. Poi il paese è molto particolare, ripeto, questi 2 chilometri di shopping meravigliose per le mogli, per le donne. Infatti nessuno s'annoia. Io credo non tornerò più a Livigno per questo motivo, perché mia moglie mi ha già prosciugato la carta di credito, in pratica, perché io sono sempre andato a Cervinia a sciare, nell'ovest, no? Dove è un paesino dove c'è delle piste anche belle. Però 3-4 negozi, si fa in fretta. E niente, qua invece, qua arrivi con, capito? Qui ci vuole proprio un accordo preventivo con la banca. quindi diciamo che no, davvero bello, davvero mi sono trovato molto bene. Poi la Valtellina, il paesaggio, sì, molto bello. Allora, è proprio di queste ore una notizia che una tua amica e collega è scomparsa. Non è Giulia, sì. Giulia della canzone. Ah, Giulia della canzone, no, assolutamente, no, era... Molto più giovane questa. Sì, certo, è scomparsa a 39 anni, quindi quando ho fatto il duetto io, saranno una decina d'anni fa, era molto giovane. E sono rimasto colpito, stiamo parlando della cantante russa, di Giulia Navratilova, e donna bellissima peraltro, bellissima, poi una voce straordinaria, se tu vai su YouTube per cercare, sì. Non è un addio. Tu hai duettato con lei? Sì, ho cantato questa canzone molto bella che avevo fatto per la BMG Ariola di Monaco, con Robin Beck, una cantante americana molto famosa soprattutto nel pubblico americano e anche in teutonico in Germania, Svizzera, Austria, e con lei ho duettato in inglese e in italiano insieme a Giulia, e abbiamo fatto molte trasmissioni televisive in Russia. È strano, quindi sono molto molto addolorato. In Russia sei estremamente conosciuto, peraltro in questi giorni sei stato in Ucraina, a Kiev, e lì canti le tue canzoni che parlano di amore, libertà, di... in un paese dove purtroppo la libertà ancora non c'è, in particolare... Ma direi che io non canto canzoni con finalità politiche. No, naturalmente. E le mie canzoni... E sono state anche ai tempi, hanno fatto successo le mie canzoni e quelle anche di altri cantanti, quando l'Ucraina faceva parte del progetto Unione Sovietica, quindi noi
eravamo anche, fra virgolette, autorizzati a, nel momento in cui quei paesi dell'est erano sotto un regime un pochino più duro, un pochino più rigoroso, e l'unica musica che permettevano di ascoltare a, alla gente, alla popolazione, era quella che proveniva da un certo tipo di Sanremo, di festa di Sanremo degli anni Ottanta, che poi è stata la nostra fortuna, la fortuna mia, di Toto Cutugno, di Albano, di Ricchi e Poveri e di Adriano Celentano anche per certi versi. E quindi se, non è che la nostra musica sia legata alla politica. Assolutamente no, però. Quindi oggi però si strumentalizza tutto e devo dire che la cosa mi è abbastanza, anche questa notizia della, appunto, che ha coinvolto il mio amico Albano, anche Toto Cutugno, Odessa. Sì, mi ha stupito, ma io non la prendo sotto gamba oppure ironizzando come fanno alcuni intellettuali o sedicenti tali o giornalisti che ironizzano sul fatto che cantanti come noi possono essere presi come punti di riferimento e anche come testimoni a volte saggi storici da certe parti politiche, perché se pensiamo che anche in Italia è sempre successo, negli anni 70, 80, un certo cantautorato italiano impegnato sponsorizzava, fra virgolette, ed era anche sempre, fra virgolette, utilizzato dalla sinistra per veicolare un messaggio che aveva finalità precise politiche e sociali, no? E tutti ne erano ben felici. E quindi si dice che anche quando Berlusconi entrò in politica, si dice che guardava con attenzione i personaggi da usare negli show di intrattenimento. Attento, perché lo show dell'intrattenimento, l'intrattenimento quello apparentemente innocuo, ha a livello recondito, a volte subliminale, ha la possibilità di lanciare dei messaggi. Quindi alcuni personaggi diciamo che non sono politici apparentemente, io per esempio che sono completamente fuori dalla politica, ma attraverso i miei comportamenti, attraverso quello che dico, attraverso la mia, il mio modo di esprimere, la mia cultura, io magari veicolo un messaggio che è politico, che qualcuno può riconoscere e dice lui sta bene là, perché a un certo momento, e quindi venivano usati i personaggi. Quindi è sempre accaduto. Quindi se in Ucraina adesso qualcuno si è alzato e ha detto Albano, e secondo noi, in un momento, attenzione perché in Ucraina ci sono le elezioni ora, certo, ci sono le elezioni, quindi è un momento difficile, secondo noi Albano è, fra virgolette, un nemico dell'Ucraina perché ha cantato per Putin, perché ha fatto questo e quest'altro, io non lo sottovaluterei, magari dal suo punto di vista può avere anche ragione lui, capito che voglio dire, non ci farei dell'ironia. Assolutamente no. Comunque sta di fatto che tu hai un grandissimo successo in questi paesi, eri lì anche l'8 di marzo, la festa della donna, e hai lanciato un messaggio molto bello e ringraziato le donne anche della tua vita, no? Sei in parte l'invidia degli uomini che non possono dire quello che... Vi invito a non invidiarmi, sono beghe doppie. No, io non ci, come se non ci faccio il figo in questo senso qua, anche perché non c'ho più l'età per farlo. Io ho avuto un'opportunità nella vita che ho deciso insieme a due donne, a Patricia, la mia compagna, e Anna, la mia moglie, ho deciso in qualche modo di testare una via difficile, impervia, fatta di sofferenza, ma conservativa. Il loro accordo? Soprattutto, perché non sono mica io... Però è la vita anche che hanno fatto tantissime altre coppie di nascosto, vivendo penso anche altre ansie. È più difficile, quello è ancora peggio, quello, perché chiaramente qui ci sono bisogna trovarsi d'accordo in tre in questo, certo, caso, perché... Certo, come donna mi viene da dire, però se fosse stato il contrario... Ma io non lo so, le cose bisogna provare, perché ma se mi avessero detto che un giorno io avrei avuto questa vita, che dura da 30 anni, non avrei detto che era la mia vita. Quindi che ne so se un domani un'altra... Questo credo di non poterlo più provare, perché io c'ho un'età, siccome non frequentando come altri miei colleghi le ragazze più giovani, non le ho mai frequentate, non amo io la ragazzina, non mi piace l'idea di magari poi
tra 2 anni rincoglionisco. Attenzione alle iene, che questi sono sempre in agguato. Mi innamoro di una 20enne. Invece io ho mia moglie che ha 2 anni più di me, la mia compagna che grossomodo alla mia età. Noi siamo gente che adesso ha il compito di portare avanti fino alla fine un progetto che ormai il peggio l'ha superato, insomma, quindi perché non ci sono più competizioni sessuali, competizioni di nessun genere. E dal punto di vista organizzativo invece? Organizzativo è molto dispendioso, la cosa è questa, che per fare una vita, per mettere insieme divisa in due, una fra virgolette, lo dico semplicemente, baracca di sentimentale di questo genere, bisogna essere agiati anche economicamente, perché se no è una roba abbastanza complicata, anche perché noi non è che viviamo nella stessa casa, quindi avere 2 doppie case, quindi bisogna tutto moltiplicato per 2, hai capito? È difficile. E con le tue figlie? Beh, le mie figlie sono... Io ho 3 figlie, 2 da mia moglie, 1 da un'altra donna ancora, che era una storia nata negli anni 80. Sono molto serene. Io ho figlie, grazie a Dio, senza nessun tipo di problema. Lo dico anche perché, conoscendo molti figli di miei colleghi... Nel mondo dello spettacolo è difficile. La mia schiettezza, la mia, diciamo, fissazione... Proprio il mio essere continuamente, voler essere sincero, vero, e non dire bestialità, bugie inutili, ha fatto sì che intorno a me nascessero persone molto leggere, che non hanno nessun tipo di problema ad accettare la vita per te. Serene. Molto serene. Confessioni è uno delle tue pubblicazioni, perché tra le tante cose che hai fatto nella vita hai anche scritto. Sì, sì, ora sto scrivendo un nuovo libro che esce il prossimo anno. Sì, e che cosa stai raccontando? Quindi ne mancano ancora di... No, sto raccontando, io ho fatto 3 libri, uno si chiamava Un enigma chiamato Pupo, uscito per Raiere Mondadori, poi Il banco solo per il Gremese, che raccontava le mie avventure. Sono tutte autobiografie? Beh, insomma, diciamo, sono molto ispirate alla mia vita, io ancora ce l'ho da raccontare. Sì. Per questo dicevo, cioè, beh, abituato a grandi colpi di scena. Un enigma chiamato Pupo, sì, era una specie di biografia, ma... E il secondo era proprio il diario di ciò che mi è accaduto nei 20-25 anni che io sono stato un giocatore patologico di casinò, di chemin de fer, di poker, e poi ho scritto un romanzo, La Confessione, edita da Rizzoli, che è andato, diciamo, abbastanza bene, ha venduto quasi 20.000 copie, e sto scrivendo un ulteriore romanzo che si chiama Italia, amore mio, che uscirà la primavera del 2020 in occasione del 10° anniversario della partecipazione a Sanremo mia e del principe Emanuele Filiberto e di Luca Canonici, quando arrivammo ingiustamente secondi perché avevamo vinto il festival, e racconterò in maniera romanzata quell'avventura, proprio dando il titolo al libro. Sta venendo molto molto bene, quindi anche lì c'è la fantasia mischiata con la realtà, e ci saranno sorprese incredibili, perché il prossimo anno saranno anche 40 anni dall'uscita di Su di noi, e quindi farò un grande spettacolo e una grande tournée televisivo intitolato 40 anni Su di noi. Sono nate queste canzoni, per esempio questa, molte le hai scritte tu, altre le hanno scritte? No, le ho scritte tutte io, le mie canzoni. Beh, tipo... Sì. Quella l'ho scritta io, la musica è mia e anche il titolo è mio. Poi, ma... Le parole le ha scritte? Alcune parole le ha scritte Mangioglio, ma le mie canzoni, Mangiata al cioccolato, è una canzone nata a tavolino. Le canzoni più ispirate sono Su di noi, che ho scritto insieme a Donatella Milani, che era la mia fidanzata all'epoca, e quindi abbiamo scritto semplicemente la nostra storia d'amore. Lei era una ragazzina, io ero un ragazzo molto giovane, lei faceva la corista della mia band, e l'ho lanciata poi nel mondo dello spettacolo, e abbiamo scritto insieme la nostra storia d'amore, Su di noi, ci avresti scommesso tu Su di noi, e quella l'abbiamo scritta insieme io e lei, ragazzo. E quindi è nata così. Poi le altre canzoni sono dedicate in genere alle tue donne, anche quasi tutte, le prime a mia moglie, le prime Anna. Poi qualcuna a Patricia, le meno famose, perché Patricia è arrivata nel momento in cui magari poi io ho fatto più successo come conduttore televisivo che come cantante, perché io ancora, diciamo, sono legato alle canzoni degli anni 70-80 e non ho avuto dei brani
che negli anni 2000 poi hanno replicato il successo degli altri, ma invece ho avuto una nuova carriera che ha avuto grande successo, che ancora oggi continua. Che è quella televisiva. Che è quella televisiva. Ecco, però io vorrei tornare sulle tue canzoni, anche perché molti dei tuoi colleghi, dei tuoi amici come Gianni Morandi, hanno poi duettato con questi giovani. Ci hai mai pensato con rapper? Ma no, non ci ho mai pensato perché non sono interessato, la cosa non mi entusiasma, no, a me non piace. Come non ti piacciono i reality, vero? Ma ho sempre detto di no a tutti, in assoluto, lo dico con una punta di vanità, tutti i reality. Non ti hanno corteggiato. Non te li dico perché tutti ti hanno corteggiato proprio fino all'ultima ora, ma più a fare le giurie a Sanremo Young. Ma io non amo, io sono mi reputo un cantante, un conduttore. No? Certo, a Sanremo ci torneresti? Ci tornerei a Sanremo volentieri, proprio a fare il direttore artistico, a condurlo. Credo di averne il know-how, anche non dico minimo come quello dei precedenti direttori artistici. Hai parlato da televisione, in questo momento insomma stai lavorando a questo programma di cucina. E è una presa in giro da cucina, ecco. Divertentissimo, esatto, con questi aspiranti cuochi improbabili. Questi incapaci. Non dico. Beh, però hai un cuoco al tuo fianco che invece è molto capace, che si mette le mani nei capelli. Questo è il mio valore aggiunto, Cristiano Tomei a Pupi e Fornelli, che poi ci tengo molto a dire che il titolo l'ho fortemente voluto io, proprio perché nessuno lo voleva chiamare Pupi e Fornelli, anche perché era troppo magari legato poi al conduttore, anche no. Però secondo me è un titolo fantastico. Che sta avendo un consenso pazzesco, e Cristiano Tomei è il valore aggiunto di questo programma, perché è l'unico che sa di cucina. Bravo, simpatico e equilibrato in tutto. Siamo di una coppia, io sono innamorato di Cristiano Tomei, devo dire la verità. E quindi ora. Ma tu come te la cavi in cucina? Io sono un vero disastro, nel senso che come le tue ospiti. Assolutamente, infatti questa è la forza del programma, perché io sono vivo e la preparazione di questi piatti con lo stesso stupore di chi non sa cucinare, perché essendo da sempre circondato da donne, mia moglie, mia madre, mia sorella, mia compagna, le tre figlie, io non, la mattina scendo, faccio colazione anche qui a Livigno, scendo, mi prendo qualcosa a colazione, poi porto a Patricia in camera, dai conto, le brioche, e però il caffè se lo fa da sola, perché io non so fare neanche il caffè, ecco, capito? Però c'è il gesto, cioè quel piccolo. Quello sì, altrimenti. Qualcosa, insomma. Insomma, le donne certo non stanno con me, non mi hanno amato per la mia prestanza fisica. Io credo di aver avuto altre. Anche se tu in realtà alla Zanzara avevi detto di sì, avevi detto. Ma perché ai tempi, negli anni 70-80, io ero anche un bello, perché la gente era più piccola. Ma dicono che le donne ti inseguono ancora, no? Sei considerato un Latin lover. Vabbè, no, questo perché c'è il fascino, capito? La nomea. Ma invece con le Iene, che razza di patto hai siglato? Le Iene, io ormai sono una Iena. Ieri ci hai lasciato senza parole. Ieri sei andato in onda, lo sai? No. Ieri sera? È andato in onda? Sì. Ma è ancora il porno? Oppure è andato no, la droga? No, ieri è andato in onda lo scherzo che ti ha fatto. Ma veramente? Sì, con l'attore romano a cui tu hai telefonato per un anno. Ma sul serio? Sì. Ma quello di De Sica? Sì. Ma allora sono proprio... Adesso devo chiamare, ora chiamo Davide Parenti, che è il Deus Ex. Diciamoglielo. Ora, cioè, basta. Adesso basta, perché tutte le volte devi mandare le repliche, anche l'altra due settimane fa hanno mandato Pupo Poi. Gliela dovresti rendere questa gliela devi rendere. Sì, assolutamente. Infatti è stato incredibile, perché ieri sera prima di addormentarmi mi dici una facendo cosa? Zapping ti ho visto sulle Iene, ho detto. Ieri sera ero a cena qui a Livigno insieme a Marco Rocca, che è un amico nostro, tutto quanto. E eravamo a cena, quindi abbiamo fatto mezzanotte e mezzo a chiacchierare e anche a bere qualcosa di buono, perché chiaramente se vieni qui e non bevi nulla. E quindi non ci ho pensato proprio. Adesso chiamerò appunto appena veniamo in intervista. È stato abbastanza infame questo. No, questo è stato. No, ma lo sai che sono stato male a dei livelli, io? Che ha avuto un'eruzione cutanea tutto il corpo. Beh, lì non l'hai mostrato. Infatti questa cosa è stata sorpresa. Cioè la tua non reazione, o comunque il tuo self-control, è stato impressionante. Perché quello è il self-control che ho nel DNA come giocatore d'azzardo. Okay. Che è dentro di me. Che ti controlli. Sì. Però dopo, quando sono arrivato a casa a Roma,
e c'era appunto Patricia, mi sono spogliato per andare, per rilassare e andare a letto, ero tutto macchiato nella pelle. E ho detto portatemi all'ospedale, non so cosa, era il nervoso, la reazione cutanea dovuta da lo stesso al nervoso e vedere in che condizioni che ero. Incredibile. Ci credo, perché era abbastanza sconvolgente. Il Patricia, no, rilassati, rilassati, mi vengono i brividi ancora se ci penso. Rilassati. E la mattina dopo era tutto sparito. Pensa cos'è, cosa può fare. No, ma è stato uno scherzo. E poi quello del telefono, terribile, che ti ha rubato il telefono. Quello, per... è stato uno scherzo, che lo sai che per dargli l'autorizzazione di mandare in onda li ho fatti soffrire, perché ero incazzato nero, scusa, arrabbiato. Incazzato, certo. Magari. Beh, ma ci sta, non... ci sta. Però adesso basta con le Iene, eh. Ma basta, ora vediamo se mi propongono qualcosa, io sono sempre curioso. Perché... E poi ovviamente oltre al programma televisivo continui con la musica, uscirà il libro, ma uscirà anche qualcos'altro dopo Porno e Amore? Porno contro Amore è l'ultimo che ho fatto, c'ho un progetto di cui non posso parlare. Anche solo un piccolo... No, ma perché coinvolge anche una persona mia di famiglia che ha velleità artistiche. Vi dirò solo che è un mio nipote, quindi cioè, dopo devo dire non mio nipote del quale io sono zio, del quale io sono del no, quale nonno. Sei? C'ho un nipote che ha delle età artistiche, sto vedendo, che ha 20 anni, e quindi potrebbe essere che. Fate qualche cosa insieme. Passaggio del ma allora quello che ti ho chiesto prima è c'è l'uscita in coppia con un ragazzo. Ma Porno contro Amore? Porno contro Amore è stato l'ultimo album, secondo me un bellissimo disco, un bellissimo progetto. Porno contro Amore perché... È un po' il conflitto che c'è dentro di te? Ma di noi, di tutti. Il bene contro il male alla fine. Pornografia, perché non intesa nel senso della sessualità, che è un'altra cosa. La pornografia è l'eccesso, anche nel sesso come... Che cos'è l'amore per te? Eh? Che cos'è l'amore per te? L'amore per me, e questa è una domanda abbastanza, nel frattempo diciamo è arrivato il mio manager Chiaramonte, se vuoi fare una ripresa, non so, io riprenderlo, no, perché è lui che mi ha portato a Livigno, è stato adesso, eccolo là, con suo figlio, che si chiama Giacomo, siamo Umberto sulla televisione Tele Monteneve di Livigno, e allora, e quindi no, lo facciamo tutto in diretta, più carino. Certo. Cioè la domanda che tu mi fai è abbastanza impegnativa, perché le risposte a che cos'è per una persona l'amore sono sempre risposte banali, sono sempre risposte... Perché tutti lo inseguono questo amore, seppure è a tempo. Secondo me l'amore è, se vogliamo fare, siccome sono sempre stato abituato a fare un po' le divisioni in percentuali, quando mi chiedevano ma il poker è più fortuna o abilità, ma quell'altro gioco, quindi facevamo in percentuale, spiegavo, in percentuale, l'amore che cos'è? L'amore è 95%, un grande problema, una grande sofferenza, e un 5% momenti impagabili. Bene, su questo salutiamo Pupo e salutiamo naturalmente anche tutti voi, e poi non so se possiamo anche permetterci di dire, possiamo ascoltare qualche cosa di Pupo insieme adesso? Possiamo chiudere con due note, io e te in coppia, che facciamo visto su che di noi a Livigno in questi giorni c'è anche il sole, io vedete sono anche un po' c'è anche la neve fresca, questa è la bronzatura livignesca proprio. Livignasca, ho sbagliato la vocale, no beh, ma siamo lì, Livignasca, quindi su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Ciao!